Posso soltanto dirti che, per esempio, in Giappone, come studio delle popolazioni, è una nazione dove le malattie cardiovascolari, le aterosclerosi, come viene chiamate in gergo medico, sono molto rare. Hanno altri tipi di malattie, altri tipi di tumori, ma nello specifico le aterosclerosi sono, non dico sconosciute, ma insomma, dal punto di vista della popolazione è un fenomeno veramente notevole il fatto della bassa incidenza in questa popolazione. Cosa fanno loro rispetto agli altri, al mondo che loro sono considerati mondo occidentale, ma rispetto agli altri paesi occidentali cos'è che li distingue di più? Mangiano pesce. Non è questo irrilevante il fatto che mangiano crudo il pesce o meno, no, mangiano il pesce, ma poi soprattutto è una popolazione che mangia anche molta frutta, molta verdura, che in sostanza non mangiano né carne né latticini. E non è il mio, era proprio la carne, nello specifico, la carne di maiale. La carne di maiale tra tutte le carni è la peggiore. Ma perché è la peggiore dal punto di vista non come alimentazione, ma come nutrimento dell'organismo e del corpo? Perché è quello più vicino, almeno questo è quello che disse questo amico mio naturopata, perché quello che dal punto di vista genetico è più vicino alla specie umana, come piano genetico e tutto questo. E quindi in natura tutto ciò che è più vicino alla specie non fa bene. Anche i stessi rapporti tra consanguini, no? Dal punto di vista genetico è molto probabile l'incidenza di malattie quando accadono accoppiamenti tra cugini, per esempio, che sono cose che si dice. Ma questo io cedo il passo ai genetisti, non mi metto a discutere o a fare. Quello che mi premeva era il principio di fondo per cui in natura più ci si alimenta di cose lontane dalla nostra condizione genetica, e più le cose più fanno bene, più è l'alimento è corroborante, energetico e soprattutto incide sulla salute. E la frutta è quello principale, è il cibo di specie. Perché è un cibo di specie la frutta? Perché innanzitutto bisogna vedere quali sono le caratteristiche dell'animale vegetariano, per cui nasce. Sì, fa troppo strano. Possiamo guardare a me.